Buongiorno a tutti ragazzi, qui è 2360 e ben ritrovati nel mio primo canale. Oggi signori siamo qui finalmente tornati sul canale con una nuova retro carriera. Oggi siamo su FIFA 16, gioco incredibile, perché io ho già fatto un video con l'Inter che vedrete nei prossimi giorni. Mi sono divertito un botto. Oggi però tocca al Napoli. Oggi la faremo col Napoli di Gonzalo Higuaín, perché ho cambiato idea, perché ho visto che ieri sul canale è uscito il rotto scudetto con l'Inter e quindi poi sarebbero usciti due video di fila con l'Inter. Per staccare un po' ho deciso di invertire e quindi l'Inter la vedrete sabato se non erro e il Napoli adesso, quindi ho switchato le due retrocarriere. Se volete però signori vedere altre retrocarriere magari su altri giochi o anche PES 2015, lasciate un bel mi piace a questo video, visto che l'ultima carriera con Totti è andata veramente molto molto bene, quindi cerchiamo di continuare a supportare questa serie di video. Avete lasciato il mi piace? Siete sicuri? Bravissimi! Adesso partiamo subito. Vi dico subito che mi sono divertito un botto con l'Inter e quindi prevedo delle belle cose anche con il Napoli. Andiamo subito a selezionare il Napoli. Aumento del budget del 30% e guardate ragazzi il Napoli chi ha lì davanti. A Milik, ma dovrebbe esserci anche Gonzalo Higuaín, Reina, Isai, Albiolo, Koulibaly, Ghoulam, Allan, Jorginho, Amsic, Kayekon, Milik ed Insigne. Attiviamo subito le competizioni perché il Napoli è in Champions, però voglio le competizioni con i gironi quelli veri. Infatti il Napoli dove sta? Non è in Champions, signori. Il Napoli è in Europa League. Cavolo, è vero, siamo in Europa League. Gli anni sono passati, io ho una memoria che fa schifo, quindi non mi ricordo. Sì, siamo in Europa League con questo girone qua. Sono carico però, ragazzi, sono carico, porca vacca. Faremo tutto il calciomercato, compreremo dei giocatori incredibili e poi giocheremo anche la prima partita della stagione. Eccoci qui, signori, ci siamo, precampionato del 2015. Allora, accettiamo il torneo amichevole che ci consente di avere più soldi, quindi questo qui, 9 milioni e 8. Di conseguenza anche con lo più difficile, ma ci siamo. Dopo 8 ore di caricamento siamo qui su FIFA 16. Guardiamo subito la rosa perché il Napoli ha lì davanti Gonzalo Higuaín con Kayekon a destra. Mamma mia, José María Kayekon, che giocatore. Loro Insigne a sinistra. Quanti anni ha Insigne? 24, è solo un pischello. A centrocampo Amsic, il capitano. A destra Allan, forse appena arrivato dall'Udinese, infatti c'è ancora la foto con la maglia dell'Udinese sotto. Benissimo. E Jorginho in mezzo al campo, 79. E poi c'è anche Valdifiori. Mamma mia ragazzi, Valdifiori, che giocatore. Pensare che lui doveva essere il titolare, no? Vi ricordate? Quando è arrivato Sarri faceva giocare Valdifiori proprio nelle prime partite. Poi dopo Jorginho l'ha spodestato. Difesa con Reina in porta. Mamma mia signori, il commissario Reina. Albiol, KK con solo 80 di overall. Quanti anni ha? 24 anche lui. Mamma mia. A sinistra Ghoulam, 78. A destra Isa. Sai, ma guardate chi c'è in panchina. C'è Dries Mertens, 28 anni. Mamma mia, 81. Manolo Gabbiadini, El Kadouri, David Lopez, chi se lo ricorda, raga, David Lopez, Kirikesh, Cristian Maggio, e mi scende una lacrima. Gabel, Shalobah, Valdifiori, Rafael, Luperto, Regini, Strinic. Cos'è, un icon? Sembra la foto quella lì di Foot, bianca e nera. Cos'è, un icon? E poi Grassi, signori, Alberto Grassi, se non erro. Mamma mia, bella squadra. Bella squadretta, io farei subito un piccolo cambio di modulo. Mi dispiace sinceramente per Jorginho, però io non posso lasciare fuori Dries Mertens, quindi io lo voglio mettere in campo, non posso togliere neanche Insigne, quindi io opterei per un 4-3-3 offensivo. Poi magari fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi piace questo Napoli in versione offensiva, che mettiamola così, con Amsic ovviamente a centrocampo, Jorginho sulla carta attualmente quello più debole, più forte Allan, quindi possiamo giocare con Allan, Amsic, Dries Mertens dietro la punta, Gonzalo Higuaín, a sinistra Insigne, a destra Kayekon. Per quanto riguarda la difesa, poi Reina confermato, e questi qui sono i titolarissimi. C'è Gabbiadini che è 78 e non è male ragazzi, anche il Kadouri 77. Ok, questa è l'analisi, abbiamo fatto un'analisi un po' in generale di tutta quanta la formazione. Guardiamo ora però subito il budget, perché abbiamo 35 milioni per migliorare questa squadra. Ovviamente signori, se facciamo una carriera con il Napoli su FIFA 16, lo facciamo per giocare con il Napoli di FIFA 16, quindi effettivamente non andiamo a togliere dei pilastri. Quindi sinceramente mi verrebbe quasi solo da cambiare il terzino destro, quindi potremmo fare solo un grande colpo sulla fascia destra, perché sinceramente andare a cambiare
uno dei tre lì davanti, no. Amsic non lo cambio, Mertens non lo cambio, Albiol, Koulibaly. E ragazzi, Koulibaly non se ne va. Albiol è stata una leggenda, leggenda forse no, esagerato, però è stato un giocatore straordinario, un giocatore che ha fatto molto bene a Napoli, sottovalutatissimo secondo me. A sinistra c'è Goulam, che qui non era nel prime, però poco ci manca, e quindi forse mi verrebbe solo da cambiare Isai e forse magari anche Goulam, non lo so. Però cerchiamo di toccare poco la squadra, e vi dico questo proprio per giustificare il calciomercato che andrò appunto adesso a fare. Ho individuato il primo giocatore, signori, gioca nel Manchester City. Cancelo? No. Pablo Zabaleta, eccolo lì, argentino, 82 di overall, 14 milioni, 130.000 di stipendio, è nel Creta dal 2008. Sarà molto difficile riuscire a strapparlo, perché su questo gioco purtroppo i giocatori che vestono una maglia da tanto tempo fanno fatica poi a trovare l'accordo con un'altra squadra, perché utilizzano la classica frase: sono troppo legato ai tifosi e quindi non me ne vado. Secondo la società bisogna offrire dai 16 ai 19 ed è un giocatore fondamentale nel suo ruolo, secondo appunto il nostro direttore generale. Va bene, allora ci serve una grande offerta e proviamo subito con 20 milioni secchi. Potremmo mettere Isai come contropartita, però se propongo Isai al Manchester City forse ci arriva un bel no diretto, anche se mettiamo poi vicino 100 milioni, quindi è meglio evitare. La prima trattativa l'abbiamo mandata, quasi quasi manderei anche la seconda per il terzino sinistro, però aspettiamo, dai, avanziamo 2 mesi, alla fine la squadra mi piace, questo Napoli è molto 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 forte, quindi effettivamente bisogna solo limare un po' la difesa. Offerta accettata per quanto riguarda appunto il nostro Zabaleta, anzi il loro Zabaleta. Vuole 150.000 di stipendio e noi glieli concediamo, vuole 2 anni di contratto con l'occhio avere una squadra. Va bene, gli diamo tutto, cerchiamo di accontentarlo. Ci serve Zabaleta, ci serve, porca miseria. Il punto debole del Napoli è proprio quella zona lì dove adesso c'è Isai. Se riuscissimo a prendere un giocatore come Zabaleta, esperienza, forza, carisma, forse questo Napoli può riuscire a fare quello che non è riuscito a fare nella realtà, quindi portarsi a casa il campionato. Giocatore infortunato, Higuain crociato, 7 giorni per Koulibaly. Porca vacca, ho visto 7 e mi sono messo a piangere. Sono 7 giorni. Allora, contratto rifiutato, perché? Perché adoro vivere qui e non voglio trasferirmi. Sì, ma adori vivere lì perché non hai mai vissuto a Napoli. Come fai a preferire l'Inghilterra lì che piove sempre? Vieni qua a Napoli che c'è il sole e te ne vai a mare dopo le partite. 150.000, lui però mi ha detto che possiamo modificare un attimo l'offerta per convincerlo. Gli do anche un bonus di rating violata del 20%, 3 anni di contratto, quello che avrebbe una squadra. Rimandiamo di nuovo il contratto, rimandiamo di nuovo la mail a Zabaleta, speriamo che gli arrivi. E magari, non lo so, controlla anche nello spam Zabaleta, prova a vedere perché a volte queste mail si perdono. Sono passati comunque 10 giorni, anzi 10 giorni no, è passato qualche giorno, contratto rifiutato, no, è quello di prima. Giocatore CT della nazionale, vabbè, non me ne frega assolutamente niente. Niente, evidentemente, signori, la mail non è arrivata, c'è stato un problema di comunicazione. Avanziamo fino al 13, tanto comunque non dovremo avere poi tutto il tempo a disposizione per riuscire magari a prendere un altro terzino, qualora non dovessimo riuscire a convincere Zabaleta. Vediamo cosa ha detto. Offerta accettata. Bravo Zabaleta, ti sei fatto comprare con i soldi. Bravissimo. Preso, ragazzi, preso. Uno stipendio molto molto importante. Abbiamo ancora 17 milioni per fare mercato. È arrivato, ragazzi, è arrivato Zabaleta, che ci darà una grossa mano. A questo punto quindi io direi di mettere subito Zabaleta a destra. C'è anche Maggio, ovviamente. Mettiamo Zabaleta a destra, che è appena arrivato, è anche in nazionale insieme a Gonzalo Higuain, e quindi poi torneranno insieme a Napoli. Allora, a questo punto io direi di provare ad incassare qualche milioncino, mettendo sul mercato qualche giocatore di troppo. Ad esempio, se li ordiniamo tutti quanti in base alla posizione, possiamo vedere che effettivamente in panchina abbiamo due portieri che possiamo, almeno uno dei due deve andare via, ecco, visto che Reina giocherà titolare, gli altri due possono essere sacrificati, o comunque almeno uno dei due. Possiamo mettere sul mercato poi anche Kirikesh, signori, lo mettiamo sul mercato. Lo posso mettere? No, perché è appena arrivato dal Tottenham. Ma cavolo, giocava nel Tottenham Kirikesh, non me lo ricordavo. Koulibaly però siamo molto molto corti in difesa, quindi è meglio lasciar perdere. A destra possiamo mettere Isai sul mercato, però è appena arrivato dall'Empoli, 21enne, giovanissimo, e quindi nulla. Maggio non lo metto sul mercato perché Maggio è una bandiera, quindi non si tocca. Posso mettere Regini, che è appena arrivato dalla Samp, è nel club dal 2009, davvero? È dal 2009 che è nel club Regini, non gioca mai nella Sampdoria, no? Vabbè, comunque lo mettiamo sul mercato. Mettiamo Strinic anche sul mercato, nel club dal 2015. Allan, no, Shalobano, volevo anche mettere a questo punto sul mercato Jorginho, perché avere un centrocampista che vale così tanto in panchina secondo me non ha senso. Mettiamo sul mercato anche lo stesso Valdifiori, però è appena arrivato dall'Empoli, quindi mettiamo sul mercato Lopez, che è dal Kella 2014. Mettiamo sul mercato anche Gabbiadini, vediamo un po' se riusciamo a fare qualche soldino. E c'è anche Duban Zapata, signori, che è in prestito, quindi non si può mettere sul mercato, e ci serve ovviamente un vice Gonzalo Higuain. Ok, abbiamo messo un po' di gentaglia sul mercato, noi comunque il primo colpo l'abbiamo fatto, quello principale, dove siamo andati appunto a migliorare il ruolo carico
parente di questo Napoli. È arrivata un'offerta? Perfetto, niente, ottimo, nessuno li vuole i nostri scarti. Continuiamo ad avanzare, abbiamo ancora un mesetto, quindi comunque c'è tempo, raga, c'è tempo, non vi preoccupate. Abbiamo modo di prendere magari il terzino sinistro, oppure non lo so, sto anche pensando di cambiare al Biollo, però effettivamente mi dispiace un botto. Arrivano queste offerte? Offerta per Amsic, wow, ho messo tutti sul mercato, tranne Amsic, l'unica offerta che mi è arrivata è quella di quella per Amsic. Rifiutiamo, rifiutiamo e vieta ulteriori offerte. Il Valencia vuole Amsic, ma come osate? Come osate bussare alla mia porta e chiedermi così il capitano? Come osate? Continuiamo, continuiamo ad avanzare fino al 25, vediamo un po', altrimenti abbiamo 17 milioni da utilizzare per poter appunto migliorare la nostra squadra. Con 17 milioni secondo me un colpo a sinistra lo si può fare, però mi piacerebbe avere più budget. Offerta per Dries Mertens dall'Aston Villa, ovviamente rifiutiamo e vediamo e vietiamo ulteriori offerte per il nostro Dries Mertens. È arrivata anche un'altra offerta per Mertens, ma è la stessa, no, questa era quella di Amsic, non sto capendo. È arrivato qualcosa, è la stessa offerta per Mertens, due volte mi è arrivata il 23 e poi me l'hanno ricordata forse il 24. Ok, comunque non ci sono altre offerte, continuiamo ad avanzare. Offerta per Gabbiadini, oh, ce l'abbiamo fatta, porca miseria, dall'Aston Villa. Accettiamo, accettiamo subito, potremo fare una bella controfferta perché hanno offerto 11 milioni, il valore è di 13, però qui signori stanno passando troppi giorni, tra un po' c'è la partita con il Sassuolo e quindi non posso permettermi di aspettare 3-4 giorni, magari mi dicono di no, magari mi dicono di sì, non lo so. Va bene così, questi 11 milioni per noi saranno fondamentali per prendere un grande terzino sinistro al posto di Gulam, che adesso è il punto debole della formazione. Se riusciamo a completare la squadra entro la partita con il Sassuolo, giochiamo quella con il Sassuolo. È arrivata però un'altra offerta per Rafael, il nostro secondo portiere, che se ne va al Palermo. Vai, vai Rafael, adios, ci prendiamo 5 milioni, ora abbiamo 40 milioni circa per poter prendere un grande terzino sinistro. Continuiamo ad avanzare comunque fino al 19 e poi io direi di imbastire subito la trattativa per il terzino sinistro che ho già individuato, e tra due minuti ve lo farò vedere. Voglio però aspettare qualche altra offerta perché voglio capire effettivamente quanto budget abbiamo. È arrivata una doppia offerta di trasferimento, attenzione, per Jorginho. Effettivamente Jorginho può essere sacrificato, sono 13 milioni, quindi sono 10 milioni anzi, e quindi possiamo accettare questa offerta. La seconda offerta invece è per Gabriel, a questo punto rifiutiamo e dietro ulteriori offerte perché abbiamo già piazzato Gabriel e quindi ci serve Rafael e quindi ci serve un secondo portiere, Gabriel resta. Molto bene, a questo punto direi di avanzare e aspettare l'ufficialità della cessione di Jorginho, così da vedere effettivamente quanti soldi abbiamo per acquistare il terzino sinistro. Jorginho venduto, ok, basta, direi signori che il calciomercato in uscita è terminato, budget 47. Ho cambiato idea signori, il budget è troppo alto per prendere un terzino sinistro, quindi voglio cambiare Allan, voglio prendere Pastore, ha un certo non so che di speciale. Mamma mia, che giocatore ragazzi Pastore, che giocatore incredibile. Allora, costa veramente tanto. Proviamo ragazzi a mettere come contropartita quindi il nostro Allan, che poi tenerlo in panchina sarebbe uno spreco. Lo possiamo mettere sul come trasferimento? No, non possiamo metterlo come contropartita. Perché? Forse perché si è appena aggregato. Cavolo. Allora posso mettere David Lopez come contropartita e provare ad offrire 40 milioni. È difficile ragazzi, è difficile. Difficile perché costa un botto, poi il PSG bottega cara, sarà molto difficile, però Pastore ci permette di fare un grande salto di qualità. Centrocampo Amsic Pastore, mamma mia. Senek Zeman spostati, non c'è nessuno che difende. Nel frattempo comunque ci giochiamo la prima partita con il Sassuolo, vediamo un po' che cosa facciamo. Il Napoli è comunque buono e infatti pareggiamo 0-0, porca di quella miseria. Offerta troppo bassa per Pastore, nuts, non sono interessati a David Lopez come contropartita, porca di quella miseria. Allora devo provare con solo cash e a questo punto io direi di provare con 45 milioni e poi offriamo tutto sull'ingaggio. Vediamo un po' se riusciamo a prenderlo. Mamma mia, è difficile, stiamo facendo una trattativa veramente complicata. Accettata! Accettata ragazzi, accettata. Allora, Pastore vuole 200.000 all'anno e noi glieli concediamo, anzi, alziamo ancora di più, facciamo 220, gli diamo tutto, porca miseria, bonus gold del 15%, 4 anni con ruolo chiave prima squadra, gli diamo tutto perché mancano praticamente pochi giorni alla fine del calciomercato e quindi deve per forza accettare. Per favore Pastore, dimmi di sì, avanziamo fino alla partita con la Samp d'ora, vediamo se riusciamo già ad avere Pastore contro la Samp, così andiamo a giocare proprio la partita con la Samp in questo video. Vediamo cosa ci hanno detto. Contratto rifiutato. Adoro vivermi qui. Adoro vivere qui. Porca vacca. Tutti che adorano vivere lì. Allora, fatemi modificare un po' il budget. Io ho speso 45 per Pastore, quindi in realtà ho ancora qualcosina da investire. Offriamo tutto, ragazzi. Infatti, 2,75. Bonus goal 20%. 4 anni di contratto. Primo giocatore chiave, prima squadra. Più di così, mio caro Pastore, io non posso fare. Avanziamo. Giochiamo anche la partita con la Samp e vinciamo 4-0. La squadra inizia
inizia ad ingranare e Pastore ha detto sì. Pastore ha detto sì. Restiamo senza soldi, ragazzi. Restiamo senza soldi. Però voglio fare un tentativo pazzo, perché c'è la possibilità di richiedere dei fondi. E quindi io voglio la bellezza di 10 milioni, perché voglio pure il terzino. E forse l'avete già visto nelle mail. Ti faccio tutto. Ti vinco il campionato, ti vinco la Coppa Italia, ti vinco pure la Premier League. Dammi 10 milioni di L, che mi serve il terzino sinistro. Avanziamo delle... avanziamo, scorriamo le ultime 10 euro di mercato. Vediamo un po'. Nel frattempo Pjanic all'Arsenal, Aubameyang al City, con Verratti all'Atletico Madrid. Bene, si muove il mercato, si muove. Juve spera di ingaggiare Alba nei prossimi giorni. Ma è arrivata una risposta dalla società? No, non mi fanno... no, niente, ancora non mi dicono niente. ADL, silenzio, silenzio stampa. Forse la non risposta è una risposta in realtà, perché non lo so, non mi arriva nulla. Quindi effettivamente credo che mi abbiano rifiutato questa cosa, non lo so. Ma ci provo di nuovo, vediamo un po' se accettano. Ma ormai mancano poche ore alla fine, quindi la vedo veramente difficile, anche perché poi bisogna prendere il terzino, ed effettivamente il terzino non lo posso prendere. Offerta per quanto riguarda Strinic sono la bellezza di 2 milioni. Ragazzi, a questo punto rifiutiamo, perché non c'è tempo per poter poi fare la trattativa, fare il contratto anche all'altro calciatore. Niente, silenzio stampa da DL, cioè non mi ha neanche risposto, mamma mia. Niente raga, niente, ok, i soldi non ce li danno. Ah, fine qua, adesso perdiamo pure il posto solo perché ho chiesto, ci caccia, porca miseria. Comunque, io direi di avanzare e di giocare proprio la partita con l'Empoli, perché sarà la prossima partita. Noi giochiamo sempre, cioè facciamo sempre così, giochiamo sempre la prima partita a livello di calendario da quando appunto abbiamo completato il calciomercato. Quindi oggi tocca all'Empoli, e guarda caso ragazzi, proprio l'ex squadra di Sarri. Per quanto riguarda la formazione, io direi a questo punto di togliere Alla, lo portiamo comunque in panchina, ci mettiamo Pastore, e la squadra è veramente forte, eh. Sono sincero, abbiamo fatto una grandissima squadra, sono stra contento con Pastore e Zabaleta, e poi c'è Gulam che è stato confermato. Stavo pensando a De Vrij, che costava circa 5-6 milioni ed era un 81, però purtroppo non siamo riusciti a fare questo colpo. Va bene ragazzi, va bene, la squadra mi piace, non vedo l'ora di provare Gonzalo, Higuain, Callejon, Mertens, non vedo l'ora di giocare. E andiamo ragazzi, andiamo a giocare contro l'Empoli, siamo in trasferta, siamo a difficoltà esperto, se non erro, perché ovviamente signori non gioco a FIFA 16 da 27 anni, quindi è ovvio ragazzi, è ovvio che la difficoltà si abbassa, però l'importante è divertirci. Andiamo a giocare e vediamo un po' questo Napoli che cosa riesce a fare. Tutto pronto ragazzi, ci siamo! Siamo all'Europark, lo stadio dell'Empoli. Ci sono stati in questo stadio a vedere proprio Empoli-Napoli. Abbiamo perso, se non erro 2-1. Non mi ricordo neanche il risultato, però abbiamo perso. Non era il 2015, forse era il 2018. Non mi ricordo, raga, non mi ricordo. Comunque ci siamo, tutto pronto. Era il Napoli di Ancelotti però, quindi sì, era ovviamente post-Sarri. Tutto pronto ragazzi, tutto pronto, ci siamo. Scriviamo ogni cosa, la grafica è veramente molto molto bella. Io ho già giocato una partita con l'Inter, perché ho già registrato la retrocarriera con l'Inter che vedrete sabato, quindi ho già avuto le prime sensazioni di questo gameplay. Piccolo spoiler, sono molto positive, il gameplay di FIFA 16 mi piace tantissimo. Non vi dico però com'è finita con l'Inter, lo vedrete poi direttamente sabato sul canale. Vi dico solo che la partita che abbiamo giocato c'è Mario Rui. No, a parte che non mi seleziona i giocatori. Oh, ma che è successo? C'è Mario Rui nelle... oddio, c'è Mario Rui nell'Empoli. Albiol ferma tutto, bravo. E come si fa ragazzi a battere l'Empoli che c'ha Mario Rui? È impossibile, attacchiamo proprio da questa faccia, cerchiamo di sfidare il maestro. Amsic allarga molto forte però per Callejon, qui devo capire bene come dosare i passaggi. Vediamo un ottimo pallone però con Albiol, tocco per Callejon, Pastore, eccolo qui, uno dei primi palloni con la mezza del Napoli. Mertens ha sbagliato tutto, Mertens, perché c'è Zielinski, oh mio Dio ragazzi, Zielinski, Mario Rui, poi c'è pure Paredes, ma no ragazzi, ma è quel Paredes lì? Che squadra c'ha l'Empoli, porca di quella vacca. Occhio Callejon, recupera palla dentro per Higuain. Higuain, signori, troppo forte questo giocatore di un'altra categoria, il Pipita, Gonzalo Higuain, nessuno come lui. Primo gol in campionato, no, secondo gol in campionato, quindi aveva già segnato nelle due partite precedenti. Tonelli, ragazzi, ma stiamo sfidando il Napoli in B, cioè scusatemi, B no, però porca vacca, Tonelli, Mario Rui, Zielinski, cioè iniziano ad essere un po' tanti questi giocatori qua, mamma mia. Amsic, attenzione, tocco interessante per Higuain, che viene fermato da Ariaudo. Mamma mia, Ariaudo lo può raccontare. Ariaudo, sbaglio.
Sbaglio, giocava del Napoli. Se non erro, c'è pure lui come ex. Seziona Skorupski qui che sta in pain pazzedo. Dovrebbe aver giocato con il Napoli. Poco, se è quell'aria udo lì. Comunque, l'Empoli è una squadra incredibile. Croce, anche Croce me lo ricordo. Era molto interessante come calciatore. Poi forse si è un po' perso. Non lo so, non ricordo bene. Attenzione qua perché c'è Bittante che prova quasi un destro per Croce. Eccolo qui, l'avevo appena nominato. 1-1 pareggia l'Empoli con un gol incredibile di Croce. Stiamo facendo un po' fatica, sono sincero. Questo Empoli è veramente molto interessante. Cagliecon appoggia per Pastore. Vediamo se riusciamo ad uscire alla grande. Qui con Mertens che palla dall'altro lato per José María Cagliecon, che può metterla dentro per Gonzalo Higuaín, che non ci arriva perché c'è Skorupski che allontana, anche che allontana con i pugni. 41esimo, ci siamo ancora noi qui. Ora stiamo insistendo con Zabaleta. Eccolo qui, nuovo a questo, subito sgaloppata. Poi tocco per Mertens, dribbling, Mertens non ce la fa, ma ci siamo ancora noi con Cagliecon dentro per Hamsik che libera il sinistro e c'è la deviazione di Arnautović in calcio d'angolo. Stiamo insistendo, lo batte Hamsik, sembrerebbe buono per il colpo di testa di Pastore sull'uscita completamente a vuoto di Skorupski. Napoli che ritorna avanti. Zabaleta diventa palla per Pastore, tocco interessante per Mertens che potrebbe accelerare. Mertens dribbling messo giù, attenzione, brutto brutto intervento su Dries Mertens, attenzione al cartellino perché è giallo. Il numero 11 per Daniele Croce, autore del gol dell'1-1, punizione. Come si battono le punizioni qua? 34esimo, proviamo ragazzi la bomba. La bomba di Higuaín, vediamo un po'. Higuaín ce l'ha il tiro di potenza. Boom, eccolo qua. Ammazza, che schifo. Però attenzione, Skorupski non la tiene. Oh mio Dio, ho caricato così a caso. Il pallone era comunque pericoloso. Ci voleva però qualcuno che attaccasse la porta, in quella circostanza, con Skorupski che se l'è fatta scappare la palla. Lì ci stava magari un intervento. Boh, Mertens dentro per Higuaín. Higuaín si mangia il gol davanti alla porta. Il gol che avrebbe chiuso tutto. Non è da lui questo, non è da lui. Calcio d'angolo, attenzione qui. Skorupski ancora vuoto. E pallone fuori di poco. Mamma mia ragazzi, su Gonzalo Higuaín. E Skorupski che esce sempre a caso. Vediamo se esce di nuovo. Esce di nuovo, però questa volta riesce ad allontanare. Hamsik la mette giù, dribbling di Marek. No, se la tiene sul sinistro. Poi prova il cross sul secondo palo, colpo di testa. Cagliecon la liscia. E poi mi sa che è nostra. No, è rimesso dal fondo. 7 minuti alla fine. Cerchiamo di fare un po' di possesso palla perché non mi fido di questo Empoli. Bittante recupera palla. Mancano 6 minuti alla fine. Potevo anche fare qualche cagno, magari togliere Pastore che l'ho visto molto molto stanco. Oppure togliere Hamsik, visto che nella vita reale Hamsik veniva sempre tolto più o meno al 60esimo. Quindi potremmo replicare questa mossa del vecchio Napoli. Però la palla non esce fuori, quindi non posso fare il cambio. Attenzione qui perché c'è Massimo Maccarone e ce la farà di Reina. Ma sì dai ragazzi, togliamo Hamsik, c'è anche Pastore leggermente stanco. Io direi di coprirci un po' di più mettendo Allan e a questo punto mettendo anche David Lopez al posto di Hamsik. Quindi ci copriamo un po' con due centrocampisti un po' più difensivi rispetto ad Hamsik e al nostro Pastore. Anche se mancano solo 2 minuti alla fine, cerchiamo comunque di resistere. Colpo di testa, anzi no, c'è Reina. C'è Reina che spazza via con il pugno, ma sarà ancora calcio d'angolo. Attenzione perché c'è pure Skorupski in mezzo. E occhio perché forse si potrebbe fare un grande contropiede. Di testa non ci arriva nessuno. Sinistro Zielinski. Niente da fare signori, finisce la partita così 2-2. Scusatemi per questo brusco taglio, avete visto che mi si era bloccata l'immagine perché mi si era scaricata la batteria della fotocamera, quindi ho dovuto sostituire un attimo al volo. All'ultimo secondo becchiamo il gol di Zielinski che non era neanche quotato, neanche quotato, e quindi finisce 2-2. E poi non c'è stata l'ultima parte di partita, ma praticamente gol dell'Empoli e l'arbitro ha fissato la fine della gara. Porca di quella miseria. A questo punto io direi che possiamo andare direttamente alla fine della stagione. Vediamo un po' quello che riusciamo a combinare. Peccato per questo pareggio perché secondo me i 3 punti erano meritati. L'Empoli ha fatto solo 2 tiri in porta. Noi secondo me meritavamo qualcosa di più, ma ovviamente non abbiamo scuse perché l'Empoli andava battuto per forza. Ci vediamo alla fine del mese di maggio. C'è la Coppa Italia, c'è il campionato e c'è la Champions League. Vediamo quello che riusciamo a combinare. Eccoci qui signori, ci siamo. Siamo arrivati alla fine della stagione, 31 maggio 2016. Allora non vedo finali né di Coppa Italia né di Europa League né di nulla. Vedo però una bella semifinale di Europa League con il Borussia Dortmund sconfitta 3-0 purtroppo al ritorno dopo l'1-1 dell'andata. Abbiamo fatto fuori però il Lione vincendo 4-0, molto bene. Abbiamo fatto fuori anche il Saint-Étienne e abbiamo fatto fuori anche il Trabzonspor, se non erro, 4-0 e 2-0. Buon cammino comunque, buon cammino. Vediamo però il campionato perché siamo arrivati secondi con 86 punti alla Juventus prima a quota 91. Che peccato ragazzi, che peccato, siamo arrivati secondi. Si poteva fare qualcosina in più?
Forse sì, siamo arrivati secondi e comunque un ottimo risultato per il Napoli, però la Juventus ha fatto comunque una grandissima stagione, era veramente difficile riuscire a fare più di 91 punti. Purtroppo non ce l'abbiamo fatta a realizzare il sogno di tutti quanti i tifosi napoletani, me compreso, e si è fatto mezza squadra infortunata. Cos'è successo qui? Higuain rotto, Callejon rotto, Koulibaly rotto, ma che è sta roba? Allora, fatevi vedere un attimo Inforosa, posso vedere qui un attimo come sono messi, perché Callejon si è stirato, vabbè, comunque legamento collaterale medio, fuori per un giorno. Sì, ma da quanto tempo è infortunato Callejon? Higuain che si è fatto? 3 mesi, frattura alla tibia, mamma mia. Comunque ha giocato 35 partite facendo 12 gol e 4 assist, ha fatto molto male Higuain. Molto bene invece Callejon, che ha fatto 22 reti e 3 assist, capocannoniere praticamente. Callejon, Dries Mertens addirittura 20 gol, Hamsik 2, voglio vedere anche Lorenzo Insigne con 15 gol e 10 assist. Forse ci è mancato proprio Higuain, perché le partite le ha giocate, però purtroppo non è riuscito a segnare come nella vita reale. L'ultima cosa che voglio vedere è la classifica capocannonieri, perché Candreva fa 12 gol, Pavoletti ne fa 13, Mandzukic ne fa 16. Ammazza che schifo, cioè nessuno ha fatto più di 20 gol, una schifezza. Il nostro miglior marcatore in campionato è José María Callejon, poi c'è Insigne e poi c'è Mertens con Higuain, che in campionato, avete visto, ha fatto veramente, veramente, veramente male. Assisman, Mertens con 7, Insigne con 6 e poi Mandzukic e Marchisio 10 e 9. Ok, signori, il video finisce qui. Tutto sommato abbiamo fatto bene, dai, alla fine secondo posto in classifica ci sta, nonostante gli infortuni, nonostante un Gonzalo Higuain che non ha inciso un secondo posto come nella vita reale, ci sta. Siamo arrivati in semifinale di Europa League e in Coppa Italia siamo stati fatti fuori ai quarti, quindi secondo me stagione tutto sommato abbastanza positiva. Fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate di quello che siamo riusciti a fare, e soprattutto lasciate un bel mi piace e un bel commento se volete vedere un'altra retro carriera su FIFA. Si è scaricata di nuovo la fotocamera. Io vi saluto e vi ringrazio. Ci vediamo domani. Un bacione. A presto. Ciao.